dottoressa. Io innanzitutto vi porgo il benvenuto, porto il saluto a nome del sindaco Marta Vincenzi, che ci teneva a essere qui con noi, ma all'ultimo momento ha avuto un impegno che l'ha portata fuori Tursi. Ci teneva, come ci tengo io, perché questa iniziativa si pone all'interno di un lavoro che il municipio di Genova ha fatto in questi anni e l'ha collocato all'interno di quelle che sono le grandi decisioni che poi deve prendere un'amministrazione. Cioè amministrare ha la difficoltà del quotidiano, ma deve avere anche la capacità di riuscire a vedere, a provare perlomeno a vedere cosa potrà accadere, quale sviluppo ci può essere nel proprio territorio, come innovazione e tecnologia potranno cambiare la qualità di vita dei cittadini, potranno cambiare la fruizione del territorio, potranno cambiare la fruizione dei servizi, servizi tutti. Per cui noi abbiamo cercato di leggere questo problema, non soltanto pensando ad una tecnologia che ricadeva sui servizi intesi, no, nel senso più diretto, la mobilità piuttosto che le altre attività che fanno capo al quotidiano del comune, ma da subito pensando a cosa significava l'impatto verso i servizi sociali, l'impatto soprattutto verso cultura e verso il mondo del lavoro, lavoro inteso come accesso, lavoro inteso come creatività, lavoro inteso come imprese che operano nel territorio e soprattutto anche su quello che si muove effettivamente nel territorio in termini di ricerca e formazione. Vedete che un impianto così ampio mette un'amministrazione di fronte a grandi problemi, grandi difficoltà, anche perché questa fase è una fase di che dal punto di vista economico ha solo segno meno a tutti i livelli, quindi è il livello poi nostro, che è il livello più vicino ai cittadini, si misura con mano cosa vuol dire, no? La crisi mondiale, la difficoltà europea, la difficoltà nazionale e da ultimo la difficoltà dei nostri quartieri e delle nostre persone. Noi abbiamo trovato l'aggancio per dare una risposta, per provare a costruire una risposta, nelle iniziative che a livello europeo sono state lanciate sul tema delle smart cities and communities e prima ancora l'aggancio su quello che è il patto dei sindaci, cioè un documento che impegna le amministrazioni verso un obiettivo. Noi l'abbiamo preso abbastanza sul serio, e il patto dei sindaci, abbiamo rispettato i contenuti e le date. Questo fatto già ha significato un processo o dentro o il modo di operare, il modo di lavorare. E poi abbiamo operato nella direzione che ci sembrava più giusta per affrontare, per dare le risposte che dicevo prima, usando il meccanismo di smart city, creando una situazione di grande collaborazione tra tutte quelle che sono le realtà che operano nella città. E questo ha dato, direi, anche dei risultati. Se possiamo prendere a metro il successo sulle call europee, diciamo che il risultato è molto buono. Ma al di là di quello che è il risultato che ci ha fatto, diciamo, essere primi in due e vincere anche la terza dal punto di vista dei finanziamenti, direi che il risultato migliore è la collaborazione che si è instaurata tra il mondo della ricerca e dell'università, il mondo delle imprese e la pubblica amministrazione. E il fatto che abbiamo creato uno strumento che fa lavorare assieme le persone, le aziende, gli enti. C'è molta strada da fare. E chi è venuto qua mi avrà sentito più volte invocare il termine della concretezza. Cioè, bisogna che riusciamo a calare tutto quello che noi abbiamo pensato, ipotizzato in azioni che siano da una parte molto concrete, e diciamo che nella scelta della risposta alle call europee abbiamo scelto situazioni che ci portassero a realizzare delle cose molto visibili sul territorio. Una ristrutturazione dell'edificio più difficile della città, per chi è di Genova la cosiddetta diga di Begato, oppure la zona di Valbisagno di Gavette, e di nuovo
balzata alle cronache il 4 di novembre per la sua diciamo fragilità, e quindi abbiamo fatto delle proposte che cercassero di trovare sì l'intervento di tecnologia e innovazione, ma che andassero a raggiungere dei risultati concreti. Ma questa concretezza oggi, credo che anche nella giornata di oggi, credo che possa trovare un ulteriore passo avanti, cioè cominciare a ragionare, a confrontarci con temi che poi sono vivi, ecco, nella città, entrano su problemi importanti. Non a caso il lavoro di oggi, no, si svilupperà sul tema della, ad esempio appunto del controllo del territorio e della capacità di trovare delle risposte alla nostra esigenza di poter intervenire preventivamente su tutti quelli che sono i temi appunto di fragilità di territorio. Abbiamo il tema della giustizia, che per noi sarà, per la mia provenienza di avvocato, ma è un tema importantissimo. Quanto è appetibile un territorio per un'impresa se c'è una giustizia che sa dare le risposte in tempi certi? E io credo che i tempi siano un elemento della qualità già molto importante, ma quanto è importante per il cittadino, quindi oggi abbiamo a disposizione quindi una riflessione che va a ricadere, a trasformare concretamente quelli che sono stati i nostri tentativi di risposta a livello generale di pianificazione in temi che stanno nel nostro quotidiano. Quindi io saluto questo lavoro che sta per partire con molto interesse e ho il piacere di vedere molte persone dell'amministrazione comunale qui presenti e presenti negli interventi, perché è fondamentale che tutto questo lavoro che noi stiamo facendo sia diventi patrimonio forte di un'amministrazione. Le municipalità, lo dicevamo prima, ecco, sono vicine ai cittadini in ogni momento, no? Quindi noi viviamo tutti i problemi dei cittadini, i nostri funzionari, i nostri impiegati, i nostri dirigenti sono quindi quelli che hanno l'impatto primo di tutti i problemi dei cittadini, e quindi quanto innovazione e tecnologia possono entrare a migliorare, modificare la risposta e l'attenzione ai bisogni dei cittadini è chiaramente uno dei grandi obiettivi che ci siamo posti. E il fatto che ci sia questa forte presenza vuol dire che forse si rompono anche un po' le barriere, no, che ci sono tra le realtà. La pubblica amministrazione è sempre un po' autoreferenziale, fammi dire, visto che ho qui la ricerca, anche la ricerca è un po' autoreferenziale, e allora in queste occasioni vanno usate anche per rompere questi meccanismi così un po' radicati, e invece far sì che da una condivisione, da una partecipazione comune, da una ricerca di soluzioni, da un rafforzamento delle risorse, perché di questi tempi o noi troviamo le risorse, le mettiamo a fattor comune, un'azione rafforza l'altra, o se no non riusciremo a realizzare anche. Allora io voglio leggere questo lavoro come una delle modalità per affrontare questo periodo con risposte che siano risposte di investimento sul nostro territorio, sui nostri cittadini, sui nostri giovani. Questo strumento che ci siamo dati di lavoro, che è lo Smart City, in questa occasione di avere anche l'agenda digitale come grosso contenitore, non dobbiamo perderla. Non dobbiamo perderla a livello di territori, non dobbiamo perderla a livello di municipi. E quindi credo che l'occasione come questa, quindi questa è la seconda iniziativa che vi fate sul territorio nazionale, devono proprio aiutarci, aiutare i comuni prima di tutto, ma aiutare chi opera nel territorio a costituire anche una capacità di rete di relazione nazionale più ampia. È un investimento che dobbiamo fare non solo nel proprio territorio locale, ma un investimento che ne dobbiamo pensare a livello di Italia. Dobbiamo essere sistema e cercare quindi di lanciare delle
proposte che rafforzino ovunque questa modalità di lavoro e queste iniziative. Ho visto che questi temi sono nell'agenda digitale del governo, Smart Italy compare, era una delle nostre prime proposte, ebbene credo che da oggi potremo trarre alcuni forti suggerimenti per continuare il nostro lavoro e per trovare poi i compagni di strada su questo percorso certamente non facile, ma mi pare anche uno dei pochi che ci possa aiutare a dare le risposte su quelli che sono i bisogni che vengono fuori dal mondo del lavoro e soprattutto dal mondo dei giovani. Grazie per essere qui oggi e vi auguro buon lavoro.